Navigare con il GPS del cellulare lungo strade, canali e campi ormai scomparsi grazie ad una mappa ottocentesca che ci racconta come fosse l'ampia piana coltivata alle spalle dell'attuale quartiere del Canaletto. Un evento davvero innovativo, quello cui hanno preso parte domenica mattina i partecipanti al trekking urbano proposto da Spezia Outdoor sotto l'attenta regia di Fabio Giacomazzi della cooperativa Idra, coadiuvato per l'occasione da Mauro Maggiani, medico omeopata appassionato di storia locale e canalettese doc. A far da guida la mappa del 1846 realizzata dall'ingegnere architetto Amedeo Peyron per documentare interventi idraulici realizzati nella piana di Migliarina, opportunamente georeferenziata grazie ad un'applicazione dedicata in modo da poterla sovrapporre ad una pianta attuale. Dove passavano i vecchi canali? Quali edifici erano presenti? Che andamento avevano le strade? Ne è rimasta qualcuna di quelle precedenti, i nuovi piani regolatori che avrebbero trasformato la pianura? E così partiti dall'ex deposito FITRAM, attuale sede della biblioteca Beghi, ripercorrendo il tracciato dove un tempo scorrevano la vecchia e la nuova Doggia, i partecipanti sono andati alla scoperta dei luoghi dove si trovavano i possedimenti delle più antiche famiglie spezzine, come i Castagnola, gli Oldoini, i Torracca, i Doria, oltre ai vecchi edifici come quello che nei primi anni del secolo scorso ospitava la congregazione delle suore infermiere dell'Addolorata, successivamente trasferitesi in Corso Nazionale. Il gruppo si è incamminato quindi lungo via del Canaletto, un tempo strada principale di un quartiere rimasto tagliato in due dal passaggio dell'autostrada, dove si può scorgere una casa di ringhiera miracolosamente sopravvissuta alla guerra e alla speculazione edilizia. Quindi sul viale San Bartolomeo l'imponente Palazzo Mariotti, che fino agli anni 50 del secolo scorso si affacciava sui bagni Selene e Nettuno. Al suo interno si trova la casa museo dedicata a Carlo Alberto Biggini, che fu ministro dell'istruzione della Repubblica Sociale. Ma è altrettanto curioso sapere che le statue Liberty del boschetto dei giardini pubblici una volta si trovavano proprio lì, in un ampio giardino interno al palazzo. Per ultimo, dopo aver attraversato lungo via Tazzoli uno dei numerosi canali per lo più tombati che scorrevano da Migliarina verso il mare, l'escursione si è conclusa sul torrente Cappelletto davanti al tribunale. Uno scorcio vagamente bucolico dove il tempo sembra essersi fermato, almeno lì, per sempre.